Onorevole Madia, nel giorno in cui si celebra il 1° maggio, l'Istat pubblica dei dati sempre molto preoccupanti. La disoccupazione a marzo resta all'11,5%, la disoccupazione giovanile è al 38,4% e a marzo 70.000 donne hanno perso il lavoro. Come si è arrivati a tutto questo e che senso ha a questo punto celebrare il 1° maggio? Celebrare il 1° maggio quest'anno ha un senso forse ancora più profondo per tutto quello che diceva lei, anche se ormai insomma i dati ce ne sono purtroppo ogni giorno, sono sempre più drammatici e ci siamo arrivati sì per colpe nostre, ma non solo per colpe nostre, perché sempre di più ci rendiamo conto che la crisi è una crisi europea. In questo momento l'Europa, con le regole che si è data, è in guerra disarmata. E non credo di usare dei termini troppo forti. Noi abbiamo da una parte gli Stati Uniti che svalutano e creano competitività e quindi creano occupazione, perché poi questo significa creare competitività, dall'altra parte il Giappone che svaluta e crea occupazione, da un'altra parte ancora la Cina che ha iniziato con Stati Uniti e Giappone una vera e propria guerra valutaria e poi l'Europa che non può avere una politica monetaria perché di fatto la Banca Centrale Europea non svaluta e che non ha neanche una politica economica perché gli stati con le regole di bilancio non hanno margini per fare nulla. Qui sta il problema. Noi oggi siamo artefici, possiamo essere artefici dell'Europa che vogliamo e l'Europa che vogliamo è un'Europa che ha le armi per affrontare le situazioni nelle quali si trova. È un problema che interessa diversi paesi europei, in particolare quelli del sud Europa. Penso alla Spagna, dove ci sono tassi di disoccupazione oltre il 50%, ma non solo lei, alla Grecia, al Portogallo. Dunque è un po' il sud dell'Europa che è interessata in modo particolare dai problemi della disoccupazione giovanile e femminile. Ecco perché sono necessarie politiche che vadano oltre i confini nazionali, politiche europee che non puntino soltanto sull'austerità, ma puntino proprio anche sull'occupazione, sul lavoro, sulle opportunità di crescita, anche formativa, in particolare delle giovani donne. Poi ci sono anche però delle politiche che possiamo già mettere in atto qui noi in Italia e prima di tutto io credo che oggi bisogna pensare a come far ripartire le assunzioni e quindi la misura madre di tutte, poi si possono variare, cercare di favorirle ancora di più per le donne, per i giovani, ma la misura madre è quella di abbassare il costo del lavoro, quindi di dare un incentivo al datore di lavoro che di fatto vuole assumere ma non può perché ha dei costi del lavoro troppo alti, di dare a quel datore di lavoro un incentivo affinché possa assumere e assumere con minor costo. Detrazioni fiscali per le imprese che occupano regolarmente, in particolare giovani e giovani donne. Le donne possono dare un contributo straordinario anche alla ripresa del paese. Lo si vede in paesi nei quali sono state messe in atto politiche in questa direzione. Penso per esempio alla Germania, un paese che in Europa ha un tasso di disoccupazione bassissimo, attorno all'8%, se lo paragoniamo invece al nostro che ormai è quasi vicino al 30%, e paesi nei quali anche i nostri giovani connazionali, per esempio, che arrivano in massa spesso appunto perché non trovano occupazione nel nostro sud ma anche al nord della nostra Italia, giovani famiglie, giovani donne che si trovano invece ad avere condizioni molto favorevoli sia dal punto di vista occupazionale sia dal punto di vista della coniugazione di mondo del lavoro e tempi di famiglia appunto con bambini. Dunque politiche che favoriscono da un lato le carriere femminili, che favoriscono le pari opportunità anche in termini di retribuzioni. Che segnale è quest'anno il fatto che comunque CGIL e CISL e UIL festeggino e soprattutto chiamino sul palco anche Confindustria? È il segno di un cambiamento o che cosa ci deve dire questo segnale? Forse ci deve dire che la crisi è talmente drammatica e, come dicevo prima, dipende da fattori interni ma non solo e quindi come italiani ci dobbiamo unire. Noi in questo momento governiamo con un governo cosiddetto di larghe intese, ma che io il mio auspicio sarebbe stato che in questo governo di servizio al paese ci stessero tutte le forze del Parlamento, proprio perché la situazione è eccezionale, ma è eccezionale anche il fatto che non tutti gli strumenti sono nelle nostre mani e quindi io credo che
anche questo sia il senso del riavvicinamento in fondo tra le parti sociali che di solito sono antagoniste. Sono però entrambe consapevoli che in questo momento per il bene dell'Italia dobbiamo stare tutti insieme, perché, come dire, la guerra non si sta combattendo qui ma si sta combattendo fuori da qui.